Change, quando uno scopre che questa canzone, che è stata un grande successo internazionale, in realtà è stata firmata da una produzione italiana, certo, ci rimane sempre un po' così, perché il suono, aspetta che tutto a posto, uomo. Appostissimo. No, il sembra suono. Sì, una canzone americana. Sembra un po' il proseguimento degli Chic, il periodo era quello, e anche l'intenzione evidentemente. Mauro Malavasi, lunga vita. C'è ancora, sì, perché poi dice lunga vita non c'è più. Certo. Va bene, come capite, sto prendendo tempo perché stiamo aspettando che Aldo Rock. No, tu stai facendo il mio lavoro. Un rito pasquale. Questo è il rito pasquale. Faccio un rito pasquale. Sai come funziona il rito pasquale? Vai. Allora, passione. Sì. Morte. Sì. E resurrezione. Esatto. Buongiorno a tutti, Born to be Wild. Buongiorno, uomo. Oggi parliamo di veri selvaggi. Oh, quindi autobiografica la puntata? No. Oggi parliamo. Hai presente quando? No, hai presente quando la mascella si serra, i muscoli si tirano? Sì. Sai cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sta arrivando un tornado. Davvero? No, ma non qui. Cioè, anche se adesso entrano i tornadi in Italia, lo sai. Traduci, cioè, quando ti senti. Il vento. Lo senti arrivare. Il vento è qualcosa che noi percepiamo, è il respiro della terra. Credo che sia. Io sono per la teoria che la terra è un essere vivente, come gli indiani d'America. Gaia, come la chiami Gaia. Bravissimo. Era credo, Aldo, che sia uno dei messaggi che ci sono nel nostro DNA. Cioè, tu sei agitato, non sai perché. Ma certo. Sei agitato perché tu lo senti, percepisci. Lo senti. Ovvient, questi cambi di pressione, Aldo, mi dici Ovient? Ovient. Perché non tutti sanno che Aldo è calabro. Che Aldo è calabro, e quindi Napoli è dentro di lui. Io capisco. Io non parlo nessun dialetto, ma capisco perfettamente il napoletano. Tuo padre parlava? Sì, tutti parlavano, tranne me, ma tutti parlavano. Quindi ho sempre sentito. Adesso c'è una serie televisiva, no? Sì, Omar è forte. E mi sembra. Lo guarda? Guarda, sai dov'è mia figlia e mia moglie? A Napoli. No, per dirti una cosa pazzesca. E se non sbaglio, ogni tanto sottotitolano qualche cosa. Sì. Io capisco tutto. Noi percepiamo questa rimanda. Noi percepiamo questa cosa qui. Ma c'è un luogo nella Terra dove c'è il viale dei tornadi. Sai dov'è? Nel Midwest. Bravissimo. Le Great Plains. Si possono dire parole in inglese, cioè, il contrario qua? Basta che le dici giuste. Non veniamo multati. È il contrario della pianura padana. Cioè, la pianura padana è fatta di aria stagnante. La pianura padana è qualcosa di molto piccolo. Sì. Le grandi pianure. Grandi spazi. Ma pensa, Nicola, hai che presente una volta, Balla coi lupi? Una volta non c'era tutto quel vento del Midwest americano. Poi hanno abbattuto una. Il passo del Turchino. L'ha tirato giù e sono arrivati. Di passo del Turchino? quella è una zona veramente dove io ci sono passato diverse volte. Perché se tu vuoi attraversare l'America, se tu vuoi capire dove vota l'America. Vi ricordate quando tutti sono rimasti sorpresi dell'elezione di Donald Trump? Certo. Quelli che sono rimasti sorpresi è perché andavano o a Los Angeles o a New York. Non hanno mai attraversato l'America. L'America profonda, l'America dei pionieri, l'America della, dove gli indiani combattevano. La Bible Belt. Quella lì, capisci? Che mangia le bistecche. Lì c'è la vera America. Lì i pionieri aprivano i sentieri, gli indiani combattevano. E questo era il vero West. Un posto fantastico. Un posto di tornadi, un posto dove il ritmo del corpo deve essere uguale, se non medesimo, uguale al ritmo della natura. Sui di Purple, dai! Sui Zeppelin! Venivano sotto la cabina del DJ a Rolling Stone. Bei tempi! Oh, metto un po' rock! Ma tu sai perché si chiama Corso 22 marzo? Arriva in piazza alle 5 giornate. Sono le 5 giornate di Milano. Ma perché quella via l'hanno chiamata? Perché lì hanno fatto le barricate? No, perché da lì sono scappati gli austriaci. Davvero. Li hanno cacciati da lì, da quella strada. Ma verso fuori Milano? Eh sì, verso l'Austria.
Austria. Ah, giusto. Beh, il corso 20 di marzo porta verso sud, poi avranno deviato. Gli hanno cacciato. Chiamarlo via fuori dei coglioni. Andate verso il Veneto. Ma quando i milanesi erano in domanda, anche noi siamo stati dei nativi americani. Sì. Sì. Allora, una cosa al volo, sì. La canzone appena sentita, se l'avete già sentita, ma se vi sembrava di conoscerla, era in origine un pezzo famosissimo dei Deep Purple, che diventò un pezzo da classifica top, 70, 71. Rifatto in questo caso da una band più recente, i Welsh Arms. Bravissimo. Va bene, Hush. Allora, Ash, cenere, perché comunque lì... Sì, questo non è cenere. No, questo è H-U-S-H. Comunque sotto la cenere, questi indomabili sono sempre pronti a ribellarsi, a lottare. Perdonami, tu parlavi di tornado oggi perché hai visto quello che è successo nel Midwest in America. C'è stata una sequenza di tornado del tipo che in due giorni ne sono arrivati nello stesso posto 50. Sì. 50 hai voglia a costruire bene le case, sì, cosa che non fanno. Sì, perché comunque tu immagina un vento a 300 km all'ora. Cazzo. Cioè, una mucca te la porta dall'altro stato. Sì, vola, sai quando dire un asino che vola. Sì, lì, le macchine, tutto. Se non sbaglio, il Mago di Oz è stato scritto pensando a un tornado, quando la ragazza viene trasportata da un vento impetuoso in questo mondo fantastico, capisci? Quindi lì è zona di tornadi. Cosa può fare l'uomo per difendersi da un vento così? Non può fare niente, deve solo conoscere. Sotterrare una buca. Ma lo sapevano. Cioè, fare una casa di cemento. Noi oggi soffriamo di meteoropatia. Secondo te, un Comanche, un Apache, un Seminole soffriva di meteoropatia? No, allora c'è qualcosa che non va. Il nostro ritmo non è più il ritmo della Terra. Quindi è chiaro che noi dobbiamo essere... come si dice, dobbiamo temprarci a determinate situazioni estreme. E come ci tempriamo? Con il telefonino, con TikTok. No, scrollando. Noi dobbiamo capire, studiare e imparare come viveva l'uomo, come si rapportava con la Terra. E questo ci può servire, perché comunque il pianeta è un po' ammalato. E il telefonino cosa dobbiamo fare? Il telefonino? Sì, sì. Beh, abbiamo suonato il pezzo Hush. Sì, metterlo sotto la cena. Sotto la cena. No, voi non l'avete visto ovviamente perché ascoltate la radio, anche se steste guardando la televisione non avreste visto questa scena perché c'era la musica. Ma Aldo è arrivato al suo posto, ha cavato il telefono di tasca e lo ha lanciato a 5 metri di distanza, sfiorando la nostra follow DJ gettarlo sul divano. Soprattutto per tenere lontano gli spiriti maligni. Quello è un posto dove io sono passato diverse volte in bicicletta facendo la Race Across America. È un posto veramente molto bello. La prateria è un luogo dove una volta vivevano 60 milioni di bisonti. Pensa, 60 milioni di bisonti. Adesso ci saranno nel 2100, credo 600 milioni di persone che dovranno lasciare le città per questo calore che ci sarà, questo insopportabile, qualcosa. Allora bisogna veramente imparare dagli indiani d'America. Dal diario di un uomo. Vai. Del paradiso non so parlarvi, non ci sono mai stato, ma conosco luoghi dove i piedi sani possono sentire ancora il cuore della santa terra. Sono le grandi pianure, le praterie americane, dove il popolo rosso cavalcava tra miti e leggende, dove due secoli fa pascolavano 60 milioni di bisonti. Niente musica, solo il vento. Un vento che ha raccontato ai ciclisti di passaggio come me la sua versione della storia. Ogni cosa vive, ogni cosa ha una coscienza, ogni cosa ha uno spirito. Il West non era solo un territorio dove i pionieri aprivano i sentieri e i nativi combattevano. Era uno stile di vita, un'immensa distesa di eterna bellezza. L'unico problema era tenersi lo scalpo attaccato alla testa. Nella mitologia degli indiani d'America, la terra era un essere vivente. I sassi avevano spirito e le rocce avevano potere. Oggi,
Quella stessa terra chiede tregua. La vita frenetica e senza respiro sta sfiancando l'uomo e il pianeta. Bisogna rallentare, prendersi il tempo necessario, respirare, ricaricarsi e cercare di vedere le cose da un'altra prospettiva. Cercate il silenzio e ritrovate il centro affinché il mondo vada avanti e continui a esistere la vita. Quando non vedrete più bisonti sulla prateria, allora sarà la fine e il sole tramonterà per sempre. Parola di Wanka Tanka. Diciamo che questa è un po' la Miley Cyrus di questa mezz'ora. Sì, la grande hit che viene suonata molto molto spesso. Questa qui è stata scritta per il Vietnam. No, capito, cioè, ma la metti molto molto spesso. Ah sì, sì. Quindi sì, una hit, insomma. Sì, sì, questa per me è una hit di Aldo Rock. Sì, soprattutto la versione di Tom Snyder. È un po' la nostra Lizzo, la Lizzo di questa mezz'ora. È Lizzo. Sì. Ah, il nostro Lazza. Prima parlava di cenere, scusa. Allora adesso faccio una domanda a Linus. Aiuto. Linus, cosa c'è in Oklahoma? I tori. Beh, l'altra cosa non si può più dire. Però. È citazione. I film dicevano così. I tori e le checche non vedono le corna. In due film c'è, esatto. Ufficiale Gentiluomo e Full Metal Jacket. Due sole cose vengono dall'Arizona. Tori e checche. Tu che sei, figliolo? Io non vedo le corna, quindi devi essere una chicca. Lui Gas. Allora, no, ti voglio raccontare cosa mi è successo in Oklahoma. Perché comunque io dico che nella vita bisogna rallentare, ma c'è un posto dove non bisogna rallentare. L'Oklahoma. È l'Oklahoma. Perché comunque un sabato sera, quando la gente, non so, il cowboy esce dal rodeo, va al bar, poi torna a casa col suo pick-up e incontra un veicolo in mezzo alla strada, mm-hmm, che lampeggia, sì, con davanti un ciclista, okay, e lo rallenta, e beh, allora lì capisci il selvaggio indomabile, perché questo ti supera, ti si affianca. E poi c'è, come si dice, l'Oklahoma è la patria spirituale dei finestrini abbassati, con fuori la canna del fucile. Caspita. Cioè, questa è la patria. Quindi ti affianca e ti dice: Bloody bastard, ride in the daytime. E tu sei un uomo fortunato che non abbia sparato, che non hai visto il lampo, capisci? Questo è l'Oklahoma, però lo devi prendere tu per sei quello stato, che è, sì, per quello che uno è uno stato di buon temponi alla fine. No, sono stato a Tulsa, che è una città bellissima, bellissima, tra l'altro, una grande rivelazione. Tulsa, attraversi, come si chiamano gli abitanti dell'Oklahoma? Okies. E Tiger King era proprio uno degli Okies. Anche se qualcuno li chiama Sooner, perché erano quelli che si alzano presto. No, erano quelli, abbiamo raccontato, quelli quando c'è stato nel 1989 la corsa ai terreni, okay, e c'è stata questa corsa e qualcuno, i Sooner, sono arrivati lì il giorno prima di nascosto e si sono accaparrati la terra, quindi li chiamano Sooner per questo motivo. Quindi è un posto fantastico, se non sbaglio sono 450 chilometri di Highway 66. Di sicuro per quelli della nostra generazione Oklahoma era il nome del fucilino che tutti volevamo avere per giocare a cowboy e indiani. Io avrei voluto avere la pistola. E comunque Oldani ce l'ha ancora. E comunque perché Oldani, adesso ti dico questa cosa, per la cameretta ancora uguale. Oldani ha tutti i giocattoli di quando era piccolo. E ci gioca ancora. No, li tiene suo papà e sua mamma nella casa di Milano, nel santuario di Milano. E quando viene Ma per fortuna tiene anche i dischi che io ascolto la sera, certo, quando lui li mette, perché fa un programma bellissimo. No, volevo dirti una cosa. Prego. Uno dei luoghi che io preferisco al mondo è il Panhandle dell'Oklahoma, cioè il famoso manico della pentola. Cioè è quel rettangolino, okay, dove tra il Basso Colorado e la terra dei Comanci c'è un posto incredibile. Che è? Completamente desolato. Che è? Dove non c'è niente. Dobbiamo salutarci, che è? Kim.
Chi? Dove tu fai 300 chilometri e non vedi niente. Non poi, vedo l'ora, guarda. Poi fai una curva, poi fai una curva e c'è una gas... il tempo per Pasqua. Sì, e poi c'è una gas station con una vecchietta che ricorda uno dei libri di Stephen King. Indovina che sigarette fuma sì, la vecchietta. Abbiamo finito, buon weekend e soprattutto buona Pasqua. Buona Pasqua. Tanti auguri. Pasqua, Florida o Florida. Così è stata scoperta la Florida. Bene. Il giorno di Pasqua. Oh, meno male che era acciaccato, eh. Esatto. È arrivato bello carico. Non grazie a tutti. Ciao, buona Pasqua. DJ, chiama Italia.